Giovedì 35.000 studenti a scuola, record di alunni stranieri con il 30% del totale, in cattedra saliranno 3.116 docenti. Boom di cassonetti abusivi, negli ultimi 3 anni il 20% degli indumenti donati dai piacentini è finito in mano al mercato non autorizzato, lo afferma Geocart, incaricata di svuotare i contenitori di Caritas. Incidente contro bus carico di ragazzi è accaduto stamattina alle porte di Niviano sulla statale 45. Un'auto ha tamponato un'altra vettura che è finita frontalmente contro il pullman. Grande spavento, nessun ferito grave. Piacenza di notte torna il 6 ottobre. Band, cantautori, DJ, si riparte su Tele Libertà ogni giovedì alle 21 con 26 puntate dedicate agli artisti e ai disc jockey locali. Settori giovanili, è ora di cambiare. Il caso del bambino escluso dai pulcini di una società calcistica ha scatenato un avvincente dibattito nella terza puntata di Zona Calcio, in onda ieri sera.